Buongiornissimo Angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O e siamo riuniti qui oggi nel sacro vincolo dei vlog. Sentite il casino perché sono con la finestra aperta per avere un po' di luce naturale e oggi infatti faremo un vlog. Ci siamo? Tutto a posto? Continua la settimana di Charlowin e oggi sarà una giornata un po' particolare perché dovrò andare da Zianico per aiutarlo con una trasformazione. Vabbè, qui ogni volta che parlo, con una trasformazione di un personaggio che probabilmente conoscete e che a me fa sempre ridere e mi piace tantissimo, soprattutto per le sue riflessioni molto profonde e molto interessanti. Quello che dobbiamo andare a fare oggi fondamentalmente è stamattina devo andare a editare il video che uscirà, che è uscito ieri. Se sono riuscito a editarlo, voi lo saprete già. Io spero di esserci riuscito. Che è stata una challenge particolare, infatti mi sono truccato solo con la luce rossa. È stato traumatico. Io ho visto tutto verde per almeno un'ora dopo la challenge. Ho già fatto skincare, ma dopo vi faccio vedere i prodotti che uso giornalmente per la skincare, così magari vi possono interessare, perché mi sono reso conto che non parlo spesso di skincare nel mio canale e forse ne dovrei parlare un po' di più. Infatti aspettatevi un video prossimo dove facciamo un po' più di skincare e non solo make up. A parte questo, vi saluta anche Alessandro che è qui dietro. Ale, saluta. E niente, io ora vado a editare il video e ci rivediamo dopo con l'editing già fatto, spero. Io vi giuro che voi chiaramente non lo potete vedere perché voi vedete poi del video effettivamente giusto 15, massimo 20 minuti. Cerco sempre di portarlo a meno di 15. Però vi giuro che io per stendere solo il primer ci metto 2 minuti. E io cosa ci faccio con questo primer? Non lo so, non è lo yogurt faceva amore con il sapore, cioè nel senso... Comunque, mi piace stendere il primer, non lo so, è il mio fetish. Ok amiche, io ho finito di editare tutto il video, ora vado a sistemare un attimo la casa, quello non ve lo faccio vedere perché mi vergogno della situazione qui nella casa in questo momento. Poi ci trucchiamo insieme perché devo andare appunto da Zianico, tanto farò un make-up super semplice. E niente, ci vediamo direttamente dopo, sperando che il computer esporti il video senza nessun problema e che io riesca a caricarlo in tempo, quindi a dopo. Come al solito inizio col primer, penso che non farò niente agli occhi, in realtà magari una riga di eyeliner marrone molto leggera, perché appunto devo stare fuori tutto il giorno e quindi mi servirà un make-up super semplice. Ok, questo è l'outfit, ho messo dei pantaloni in velluto marrone con una giacchetta vintage di mio padre in camoscio e una camicia bianca, così oggi un po' autunnale. Niente amici, sto abbracciando questi colori che non ho mai usato, però devo dire che mi piacciono molto, fatemi sapere cosa ne pensate. Sono molto fiero perché in questi pantaloni l'anno scorso non stavo, invece quest'anno sono riuscito a entrarci. Comunque manco farlo apposta, ho avuto problemi con internet, infatti sto uscendo super in ritardo, non stava caricando bene il video, l'ho dovuto caricare e scaricare e ricaricare 3 volte, ora sembra che stia andando, così lo programmo e dovrebbe uscire alle 2, cioè sarebbe dovuto uscire alle 2, fatemi sapere se è uscito alle 2, ci vediamo dopo. One eternity later. Dunque, sono arrivato nel palazzo di Rico, se non ci fosse un piccolo problema, non funziona l'ascensore. Quindi oltre a essere andato dall'altra parte di Milano, devo anche fare le scale senza ascensore e Nico abita al 5° piano. Se non sentite più le mie notizie, sappiate che mi sono unito a Stefania dal primo giorno di Halloween. Amiche, sono sopravvissuto alle scale, non mi sembra vero.
In realtà sono passati almeno 20 minuti da quando sono arrivato qui a casa, ma sono con zia Nico! Ciao, e con zia Sabrina! Ciao! Infatti l'ospite di oggi di zia Nico è Sabrina, le farà i capelli, ma voi sul canale di Nico vedrete già tutto, tanto avrete già visto. E quindi niente, andremo a fare un po' di magia, io come al solito sono qui ad aiutare, ergo a intrattenere l'ospite. A passare le cartine. No, stavolta possiamo fare, ecco, fare una zoom, non tanto perché tanto io mi vedo, sono enorme. Volevo dirvi che stavolta Nicolas diventa Nico Lourdes, perché io ho dei capelli disastrosi. Poi metteremo diapositiva, ma non vedo la amica, se Nico è riuscita solo a fare i miei. No. Detto questo, io mi sa che ora vado ad asciugarmi i capelli col fond e ci rivediamo dopo. Prima fase, perché altrimenti succede che se noi tagliassimo dritto, lei manterrebbe la testa dritta, una volta asciugati i capelli qua ci sarebbe un eccesso, quindi ci sarebbe una parte che esce fuori una volta terminata la piega, che non ci dovrebbe essere. Quindi in questa prima fase è importante che si abbassi la testa della cliente e che si tagliano i capelli in questo modo. Cheat il barbiere di Siviglia. Amiche, noi siamo ancora qui, zia Sabrina è in cottura, in realtà proprio ora non è in cottura, ma è stata in cottura nelle scorse ore. E noi abbiamo fatto anche pausa caffè, merendina, una chiacchierina di là, una chiacchierina di là. Ora cosa stiamo facendo? Zia Nico sta mettendo... Io spero che ti piacciono poi alla fine. Noi stiamo chiacchierando il più del meno, ma chissà se poi a Sabrina piaceranno i capelli. Perché... Tesoro, è assolutamente in dubbio, considerata la mia situazione di partenza. Non è in dubbio, perché poi se escono una cagata, altro che in dubbio, Cosa pensi, zia Sabri, come usciranno questi capelli? No, io penso che usciranno benissimo, ma ne sono profondamente certa. Crede più Sabrina in me che io in me stesso. Questo probabilmente me lo dice sempre anche Zia Charlie. Io dico ma Zia Charlie la tua terapista? Io sì, ma perché io sono la psicoterapeuta del gruppo. Ok, sempre. Quindi tu sei il Raffaele Morelli della situation. Sì. Ma sai perché? Perché Zia Charlie molte volte mi dice, dico, perché tu sei un bravo parrucchiere? Io gli dico, no, io non sono un bravo parrucchiere, io sono un parrucchiere. Il fatto che io sia bravo è perché gli altri non sono bravi, capito? Io normalmente non sono bravo. Cioè, automaticamente un bravo parrucchiere. No, perché lui dice di base il parrucchiere dovrebbe essere bravo a prescindere. Se un parrucchiere non è bravo, non è degno di chiamarsi parrucchiere, vero? Esatto. Più che altro, Zia Nico, secondo me si butta giù sulle cose. Lui è davvero, più che altro, è bravo perché è appassionato. Io non è che mi butto giù, io dico in teoria il parrucchiere dovrebbe saper risolvere tutti i problemi nel momento in cui tu non me li risolvi. Che cosa ci stia a fare? Cioè, se io ti pago, io voglio un certo risultato. Se tu non sei in grado, o lo dici e dici, guarda, io non... Ti alzo le mani. Esatto. Sì, ma una cosa che secondo me ti differenzia da molti è che si vede che hai passione. A me piace. A parte che io hai proprio un talento naturale anche come immobile, ma io... Da come ti ho visto la prima volta, lo sai che io di solito non leggo il culo alle persone. No, al massimo hai messo lì del ragù. Esatto, quello lo leggo senza problemi. E si vede che hai passione come immobile manis, cioè sembri un pianista che suona. È proprio bello vederti lavorare. Mi piace tanto il mio lavoro, quello sì. 6.5 hours later. Amiche, sono passate 5-6 ore, però ce l'abbiamo fatta. Il risultato l'avrete visto dal canale di Zia Nico. Ecco zia Sabrina con i nuovi capelli pazzeschi. Amore, forse voglio essere di nuovo biondo. Non dire faccia. No, ma vedete come mi tratta il bullismo che mi fa questa faccia. Mi ha messo 4 ore. No, è che poi sa che ti devi fare lui. In realtà mi ha messo 4 ore. Sono ancora una chiacchiera. E abbiamo anche chiacchierato tanto. Ho preso due caffè, due graffe. Infatti, stanotte chi va a dormire non si sa. Niente. Io sempre con la mia maglietta natalizia. No, io con sta piega così perfetta, io dormirò così. Cioè, praticamente, l'unico disgraziato sono io del gruppo. No, a te l'ho già fatti. Non è che ogni giorno può essere ghiacciarli a fare i capelli. Quando poi ti richiedono facciamo qualche ciocchino in più. Ma questo è un video che va dove? Sul mio canale YouTube. Sul tuo canale YouTube. Allora mi raccomando, iscrivetevi a questo santo, sacrosanto canale YouTube. Ok? Ma su YouPorn in realtà. Ok. Guarda, forse avrei più. Esatto. Io lo dico sempre, se mi iscrivessi a OnlyFans io li perdo i soldi. Devo dare io alle persone. Ma dai! Come si butta giù, Nico? Si butta troppo giù. Niente, amica, ci vediamo. Come si chiamano quelli del tuo canale? I miei angeli. Allora, ciao, angeli. E salutiamo anche Pane Angeli, che sta sponsorizzando il video. Se magari. Se di lievito per fare le cose. Poi, salutiamo le fate di Alfea, perché magari qualcuna capita qua, fan di Nico, sicuro. E salutiamo gli amici e i nemici dell'internet. Esatto.
Quindi niente, amica, mi sa che ci rivediamo direttamente a casa in cui facciamo un po' di skin care. Grazie Charlie per la compagnia, grazie a Nico per il miracolo. Quindi ci vediamo a casa. Amiche, sono a casa finalmente, sono con Ale. Stiamo mangiando questi hamburger di Beyond Meat, che sono degli hamburger vegani, Beyond Burger, ma raga, se vi dico che il sapore è quello di carne vera, è una cosa assurda, Ale ci farà. Tutto sono buoni. Tutto sommato sono buoni. Fedeli. Promossi, prendeteli. Io li ho trovati all'Esselunga, se li trovate prendeteli. Amici, amici, è la fine della giornata e vado a struccarmi. Mi voglio struccare insieme a voi, così vi faccio vedere un po' di skincare. Ok, come vi ho detto stamattina, non ve la faccio mai vedere in realtà, ma non perché non mi piaccia o non sia appassionato, semplicemente non capita mai. E quindi voglio sfruttare un po' l'occasione di questo vlog per fare un po' di skincare insieme a voi e vi farò vedere anche qualche prodottino che uso quotidianamente. Oltre alle lenti a contatto, per struccarmi vado a usare il balsamo di Clinique. Questo secondo me è uno dei migliori balsami struccanti in circolazione. Ha un certo costo, però lo trovate scontato su Lookfantastic. Vi lascio il link in descrizione con il mio codice di sconto, dal quale potrete avere uno sconticino. Se volete provarlo, io ve lo straconsiglio. Toglie il make-up in 5 secondi, è davvero ottimo. E per togliere il mascara dalle ciglia, io non vado a sfregare, perché sfregando rovino le mie ciglia. E questa cosa la facciamo tutti. Io vado e le spingo leggermente verso il basso, senza fare pressione, senza strapparle, in modo da togliere tutto l'eccesso di mascara che ho. E solo allora vado a massaggiare. Scusatemi, mi si era spento il cellulare e quindi l'ho dovuto mettere in carica, ma mi sono bloccato, non ho fatto altro. Infatti vado a tamponare di nuovo la pelle con l'acqua per procedere al secondo passo della detersione. Vado a prendere il foaming cleanser di CeraVe, che trovate anche questo su Lookfantastic, e lo devo riprendere pure io perché l'ho finito. Questo vi fa capire quanto mi è piaciuto questo prodotto. Non mi è andato mai a seccare eccessivamente la pelle, l'ha pulita. Questo però è consigliato per una pelle mista, oleosa. Per pelli secche ci sono sempre di CeraVe un sacco di alternative. Una volta finita con la detersione, vado a prendere questo tonico particolare, che è la Beauty Water di Sohne Park. È un tonico coreano che svolge 5 azioni: va a purificare la pelle, a illuminarla, a fare una leggerissima esfoliazione e altre due cose che in questo momento non ricordo. Però da quando la uso, la mia pelle è nettamente cambiata il meglio, e quindi io la sto amando tantissimo, ma in generale sono un po' in fissa con la skincare coreana, perché trovo che fino adesso sia quella che meglio si adatta al mio tipo di pelle. Siccome la sera siamo un po' bugi, vado a usare il Triple Serum di Lancôme. Lo metto sulla mano e qui, invece di massaggiare, faccio questo movimento in modo da non sciogliere le particelle contenute dentro il siero, e le vado a mettere direttamente sulla pelle invece che sprecarle sulle mani, perché se no la finiamo con mani fantastiche e la pelle di una bicentenaria. Quindi vado a fare dei massaggi circolari e poi premo dentro i pori. A questo punto continuo con il contorno occhi di Charlotte Tilbury. Questo me l'ha dato zia Nico e devo dirvi la verità, da quando lo uso io me ne sono fortemente innamorato, soprattutto perché è un applicatore in acciaio che dovete chiaramente ripulire ogni volta che lo usate, però vi fa un'azione depuffing immediata all'occhio. Io ho un sacco di lineette nell'occhio perché ho sempre sofferto di dermatite atopica e da piccolino l'ho avuta nella zona del contorno occhi. Da allora il mio contorno occhi è sempre stato super segnato e non c'è modo, se non la chirurgia estetica, per migliorarlo. Poi continuo con Yepda
e vado a mettere la maschera notturna super idratante. Anche con questa mi sto trovando da Dio, mi lascia la pelle idratata e per la notte è una manna dal cielo, soprattutto perché nonostante io abbia la pelle mista grassa, la notte voglio un sacco di idratazione. Di giorno faccio sempre idratazione, però ne uso di meno, mentre la notte voglio essere proprio cosparso di idratazione, perché la notte è il momento in cui la pelle è più ricettiva e dando l'idratazione la mattina dopo ci svegliamo che sembriamo ancora dei 15 anni. Quindi questa è la mia skincare notturna, molto semplice, molto veloce, perché non ho alcuna voglia, vi dico la verità, di stare ore a fare skincare, soprattutto quando sono stanco, tipo oggi, che sembra che non abbia fatto niente, però in realtà è stata una giornata bella intensa. Detto questo, angeli, è il momento dei saluti, quindi io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, quindi preparatevi perché abbiamo altri giorni da passare insieme e sarà anche domani intensa. Detto questo, come al solito, be safe, be cool and be you. Ciao angeli!